Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Lego Ninjago per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, nello scorso episodio, alla fine dell'episodio, il maestro Wu ha affrontato Garmadon, però purtroppo è stato sconfitto e i nostri Lego Ninjago adesso dovranno affidarsi proprio al nostro nemico per riuscire a superare la foresta, la giungla impenetrabile. Oggi ragazzi affronteremo la gola buia, se non sbaglio, adesso vediamo un attimo come si chiama il livello, che si trova proprio qua, la gola buia. E ragazzi vediamo che cosa succederà in questo episodio. Il maestro Wood dice di avere 167 anni ed è il tuo fratello più piccolo. È mio fratello minore, giusto? È possibile, sembri molto più giovane. Penso che stiamo perdendo di vista l'obiettivo principale, giusto? Capisci cosa intendo quando... È il modo in cui parlo. Fallo di nuovo. Quella non sembra la mia voce. Suona più così. Guardate cosa ci sta facendo, dobbiamo concentrarci e invece ci sta distraendo. Grazie, zio. Ok, quindi non l'hanno liberato, stanno trasportando semplicemente la gabbia. Oh, beh, immagino che dovremo tornare indietro, forza. Aspettate, sento qualcosa. È un senso di disagio perché state chiaramente cadendo in una trappola? No, al contrario. Sento armonia. Ha sbloccato il suo potere. Oh, ti servono dei guanti, Zane. Oh, bene. Vi ha parlato dell'equilibrio interiore, vero? Penso di aver raggiunto il mio equilibrio interiore. Ottimo. Credo di poter fare spingizio adesso. Capitolo 9, città dell'imboscata. Quindi Zane ha raggiunto il suo equilibrio interiore. Ottimo. Ed è l'unico che si è accorto che Garmadon ci stava distraendo. Fantastico. Non la sentite? La presenza maligna? Quella sei solo tu. Grazie. Che vocina che ha Garmadon comunque. Allora, vediamo. Spingizzo di ghiaccio. Ah, perfetto. Quindi contro le cascate possiamo utilizzare questo spingizzo per congelarle e poi probabilmente scalarle. Vediamo. Wow. È stato spettacolare. Hai il tuo spingizzo. Sì, perfetto. È solo ghiaccio. E io non posso salire lassù. Proveremo a prenderti, Garmadon. Se sei fortunato. Un'altra cascata. Che bella che è. Vai, congela la Zane. Non mi venite ancora a prendere? Perfetto. Ottimo lavoro. Poi qui chi caspita ci serve? E che magari lì ci serve Garmadon. Allora, facciamo un po' di casino stando attenti a non cadere giù. Non capisco chi ci serva qua. Boh, probabilmente ci serve Garmadon. Bel lavoro, Zane. Correzione. Vuoi dire bel ghiacciolo? Lol. Gabbia imbottita di Garmadon. Ah, lì mi sa che dobbiamo usare Garmadon, comunque. Perché Zane sta andando così piano? Ah, per non fare casino, probabilmente. Dovremmo riuscire a farlo funzionare. Sembra messo male. Vai, tira giù quello. Possiamo usare questo per costruire qualcosa. Cos'è stato? Che sta succedendo lassù? Tranquillo, Garmadon. Ti veniamo a prendere... Come lo andiamo a prendere, però? Cos'è quella roba là? Ah, ok, da dove siamo arrivati? Ok. Perfetto. Così va meglio. Per ora. Dai, vieni su. Se fosse stati i miei generali, li avrei licenziati tutti. Adesso lo tiriamo ancora su. Ok, Garmadon, tocca a te con la tua gabbia. Funziona! Ha funzionato! Viste le Lloyd? Avete bisogno di me? O di un grande sacco di sabbia? O di un grande sacco di sabbia? Giusto! Ehi! Non risponde! Ehi, l'avete visto? Deve essere stato un animale. Garmadon, però mi copri la visuale così. Non vedo niente!
Cosa caspita è sta cosa? Sembrano le miniere di Moria. Quelle del Signore degli Anelli. Eh sì, però mi sa che c'è anche un ragno gigante qua, eh. Allora, dobbiamo andare lì. Pensate che sia davvero un precipizio senza fondo? Beh, non ho intenzione di scoprirlo. Concordo. Allora, proviamo ad andare di qua. Attenzione. Guardate, le ossa. Nulla che non possiamo tenere a bada, ninja. Tenetevi pronti. Ok, stanno tornando in vita. Ah, vabbè, ma li facciamo fuori in 448, guarda qua. Picchia, Garmadon. Stanno difendendo il loro regno. Pensano che li vogliamo invadere. Ah, aveva parato il mio attacco. Manca solo questo. Vai, Nia. Mi piace il rumore che fanno quando cadono a pezzi. Perfetto. C'è qualcosa qua dietro. Ah, infatti, c'era una bustina. Sensei Yang. Sembra il Sensei Wu zombie, però. Ok. Probabilmente è un fratello di Wu. Ah, devo aspettare qui, giusto? Sì. Sbrigatevi, ok? Tranquillo. Ah no, però aspettate, dobbiamo congelare la cascata. Perché sennò rischiamo di cadere giù di nuovo. Ecco, così possiamo passare. Adesso possiamo passare. Vai, Zane. Mamma mia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questo non capisco questi cosa sia. Sicuri? Cole. Dove caspita? No, vabbè, è tornato indietro però. Cole. È tornato indietro. Dai, ninja della terra, su. Ci serve il tuo aiuto. Fatti valere. Ok. Ci serve credo il tuo spingizzo. Ehi, ninja, avete di adoro sfasciare cose. Ok. Ciao Lloyd. Allora, lì c'è un ponte. Qui c'è tutta roba da distruggere. Ah, guardate, c'è un altro ascensore. Più o meno. Vieni, Garmadon. Pronto, tiratemi su. Tranquillo, Toh, vieni. Ci servi per sbloccare l'altro ascensore dall'altra parte. Dovrei dire grazie, ma non mi va. Che pigrizia, però. Ok. Allora, Cole. Scusa, però te lo meritavi. Visto che ti abbiamo aiutato, potevi dirci grazie. Ok. Garmadon. Anzi, guarda, facciamo così. Bella performance di Spingizu. Grazie, peccato Nia. Che il maestro Wu non sia qui. Gli avrei potuto chiedere se otterrò mai i miei poteri dello Spingizu. Tranquillo. Ottimo lavoro, ninja. Allora, vai Garmadon, attiva sta porta. Ha funzionato! Certo che sì, c'ero di mezzo io. Abbiamo sbloccato un token ingegnosità. E io direi di... Ok, di sbloccare l'arte del cinghiale irruento. Perfetto. Ok, procediamo.
Attenzione a non cadere giù, Nia. Ho trovato il mio equilibrio. Spero. Vai. Perfetto. Pensavo fosse un nemico, invece era Zane. Chissà dove sono finiti Jay e Kay. Altri nemici. Ecco che arrivano. Vai, Nia. Mamma mia, che potenza. Guarda come si ripara. No, perfetto. Siete tutti a pezzi. Di qua e di qua. Perfetto. Adesso dobbiamo congelare un'altra cascata. E ci serve di nuovo Zane. Perfetto. Abbiamo congelato un pesce. Fantastico. Allora, qui c'è un'altra cascata ancora. Vediamo se riusciamo a congelare anche quella. Io intanto spacco tutto. Sì, si può congelare anche questa qua. Però prima... No, direi di andare su di qua, perché la freccia ci dice di andare dall'altra parte. Magari troviamo qualcosa di molto interessante. No, questa qua non c'è bisogno. Questo qua invece sì. Cosa abbiamo sbloccato? Un'altra bustina? Sì, un'altra bustina. Questo qui deve essere un cattivo di Lego Ninjago. Purtroppo non lo conosco. Però sembra un gran bel cattivo, comunque. Si scivola, ma pensa chi l'avrebbe detto. Non capisco perché rallentano così. Cosa stanno facendo quelli là? La barchetta di Hit. La barchetta di Hit, ma dimmi te. Mamma mia, Zane. Gli abbiamo fatto male, eh. Gli abbiamo fatto parecchio male. Questo qua è addirittura bloccato. Perfetto. Qui c'è uno scheletro. Forse qui dietro c'è qualcosa. Sì, c'è un cubetto giallo e c'è anche questo qua. Ottimo. Allora, adesso possiamo procedere possiamo da questa parte qua. Dobbiamo solo ricordarci quello che ci ha insegnato il maestro Wu. Picchiamo sti ragni giganti. Bravissimi. Secondo me ce ne sarà uno ancora più grosso poi da affrontare. Non so perché. Non so perché, ma ho quell'impressione lì. Allora, qui poi ci dobbiamo spostare dall'altra parte, però prima dobbiamo costruire questo. Guarda, facciamo passare di qua quello. Ah, è per... Ok, per far avvicinare Garmadon, che era dall'altra parte. Garmadon può fare il resto da solo. Ok, ci sono. Dai, vieni di qua, va. Che giornata. Ehi, ho dimenticato il ferro acceso stamattina. Se non lo sai tu, Garmadon, intanto aprici sta porta, va. Ottimo lavoro, squadra. Bravo, Garmadon. E Garmadon? Sì, sono stato grande, vero? Eccezionale. E quello... Caspita. Ah, ok, era un nemico. Ah, sono un paio di nemici. Un carrello a caso così. Lloyd. Mamma mia. Gran colpo di Zane. Allora, possiamo procedere. Li
lì ci serve Lloyd. Però prima volevo andare a vedere da questa parte di qua se c'era qualcosa di interessante. Mi pare di no. Però là c'è qualcosa comunque da recuperare. Come si fa? Non si può recuperare. Lloyd, vieni, vieni, ci serve un mastro giardiniere. Dai, aprici la strada, bravissimo. Altri ragni. Aia. Aia, basta. Dai, procediamo, procediamo. E questo... come caspita si fa ad attraversare? Scusa, Zane. Un altro cancello. Ok, proviamo a costruire qualcosa qua. Dai, apri la porta. Perfetto. Procediamo. Sì, Jay comunque lo vediamo soltanto nel filmato della storia. Effettivamente Jay e Kay non li possiamo utilizzare in questo momento. Ok, passiamo da questa parte di qua. Lì c'è il solito ascensore. Bravo Garmadon. Secondo me il prossimo è Kay. Ok, dobbiamo attivare l'ascensore, eh. Vai Nia, tocca a te. Eccolo che arriva. Vieni Garmadon. Dai, procediamo. Allora, là mi serve Zane. Vieni Zane. Bravissimo. Cosa abbiamo sbloccato? Tanti scheletrini. Ok, uno è andato. E questo qua? Ah, questo qua è un po' più tosto. No, 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 no. Non cascarmi giù, eh. Ai, 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 Garmadon. È morto Garmadon. Ok, quello è andato giù. Anche Garmadon è caduto giù. Vai, Cole. Picchiano, picchiano sti scheletrini, però. Dai, 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 dai. Sono morti. Manca soltanto questo. In buca d'angolo. Zane, colpiscilo col tuo arco. Ok, così facciamo prima. Ah, ce n'era ancora uno. Nia, ce l'avevi di fianco, non te ne sei neanche accorta. Ok, qui c'è qualcosa anche da costruire. Ha una radio. Fantastico. Bravo Zane. Allora, la radio via dalle scatole. Questo me lo piglio. Garmadon, apri. Bravissimo. Guarda, Nia, altri contenitori. Pensi di poterli riempire d'acqua? Sì, direi di sì, va. Dai che forse siamo quasi fuori, eh. Vai con lo spingizzu d'acqua. Ah,
Ah, perché non si può scegliere se andare a destra o a sinistra. Bisogna seguire per forza un percorso obbligatorio. Eccoli. Vai, Nia. Ok, quello è andato. Bravissima. Abbiamo fatto fuori tutti questi nemici in 448. Ok, nuovo livello vero ninja. Garmadon. Questa dovrebbe essere l'ultima porta. E vai, ce l'abbiamo fatta. Non male. Anche se mi aveste dato ascolto all'inizio, più o meno, non ci sarebbe arrivati a tanto. Chissà cosa servono quelle statue. Scappa dalla gola buia. Sì, direi che non ci conviene rimanere qui. Allora, Garmadon, come sempre, sei sempre in mezzo e non si vede niente. Così si fa, Nia. Abbiamo allagato tutto. Aspettate. Però qua mi serve Kay. Sì, mi serve Kay per sciogliere il ghiaccio. E quindi e adesso, ah, ok. Aspettate, Zane. Amici, pensate che debba congelare l'acqua? Direi di sì. Uno. Ce l'hai fatta, Zane. E due. Stai scherzando, vero? Perfetto. Bravo, Zane. Wow, ci sarà da saltare. Credo che gli umani lo definiscano Wow. Perfetto. Otto nemici è da affrontare. Vai ragazzi, venite. Ah, li affrontiamo così. Quello lo facciamo fuori così, che aveva pure lo scudo. Che macello. Vai, rompigli lo scudo. Bravo. Lo facciamo volare via. Bye bye, scheletrino. Un altro scheletrino che ci saluta. Ne mancano tre. Si protegge bene, ma non troppo. Dai, 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 dai. Ne manca solo uno. Ah, volevi colpirmi con le frecce, eh? Ce l'abbiamo fatta. È sempre più difficile vedere qualcosa qui. Cosa, hai paura del buio? Ma no, solo delle cose che ci sono dentro. Che cosa c'è in quella gabbia? Niente. Ah, abbiamo catturato Garmadon. No, un maiale. Abbiamo catturato un grosso maiale. Ehi! Hey! Garmadon? 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 Come? Che coraggio a farsi vedere qui. Tu? Ah, beh, questa sì che è fortuna, eh? Ok, generale, fammi uscire da qui. Ah, ma è quello che ha cacciato via. Poi vedi di procurarmi il pranzo. È un ordine, generale numero uno. Non puoi darmi ordini. Mi hai licenziato? Da un vulcano. Scusate, grazie. Correte! Troviamo l'arma! Ci hanno catturati. Ok, ragazzi, quindi alla fine della gola buia c'era il generale licenziato da Garmadon che ci stava aspettando. Va bene ragazzi, direi che possiamo terminare questo episodio di Lego Ninjago qua. Gran bel episodio, siamo riusciti a superare anche la gola buia. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Lego Ninjago. Alla prossima ragazzi!